schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0, ragazzi. Allora, oggi andremo a vedere questa fantastica auto del cazzo che ha messo la Roxara. Ci hanno fatto aspettare la bellezza di 2 o 3 settimane per mettere un bidone della monnezza, perché questo è un bidone della monnezza. Gli apri il bagagliaio e gli metti la monnezza dentro. Come, cioè, io boh, non lo so, come è possibile mettere un veicolo di sto genere, una sportiva classica, ok, c'è sta chi gli piacciono le sportive classiche, vabbè, ma potevi mettere pure un po' più bellina, però la Roxar è data una regolata, e per fortuna che questa non costa manco tanto, raga. L'altra ve strappa l'anima, dopo vi porto pure l'altro video. Questa qui costa 146.000, ragazzi, sto cesso di macchina. E che modifica, ah, bella, guarda, è proprio le sette bellezze, Pasqualino sette bellezze, cioè raga, Roxar, io spero che mo a giugno con sto aggiornamento riesca a fare qualcosa di decente, perché con questi ultimi aggiornamenti, le ultime auto che ha messo, ha fatto pietà misericordia. Questa poi non te dico, perché è proprio una cagata pazzesca come auto, però vabbè, magari troverà pure a chi piace, chi è disposto a spendere 146.000 dollari, mi pare 146.000 per un bidone della monnezza, perché questo è un bidone della monnezza, cioè fra un po' ci manca solo che è più alta che lunga, anzi no, è più alta che larga, ragazzi, io non so se l'avete vista bene, cioè, ma che devo, ma che è sta macchina, c'è qualcosa di allucinante, l'ho provata, allora come guida, regà, fa schifo, cioè, ma poi neanche come tuning, come cosa, ok, il tuning è un'altra cosa, lo sappiamo tutti, il tuning so i super fascioni, questo, quello, quell'altro, tutta roba coatta, però voglio dire, questa qui a livello di modifiche fa cagare, cioè poi hanno messo assurdità che proprio non si possono guardare, è inguardabile, ragazzi, è inguardabile, è veramente inguardabile, cioè io non sapevo manco come modificarla sta macchina, ve lo giuro, ho provato varie cose, cioè l'unica modifica che mi è riuscita a decente è quella che avete visto, ma dico, avete visto gli alettoni? È qualcosa di inguardabile, cioè non si può mettere un alettone GT sopra una macchina del genere. Tu Roxar, come cazzo fai a pensare di poter mettere un alettone del genere incluso nelle modifiche? Cioè un cieco ce lo mette l'alettone GT su sta macchina, quello gigante lì, cioè uno che non ci vede o che comunque non capisce un cazzo di auto, perché io non mi sognerei mai de mette un alettone del genere a un'auto come questa. L'unica modifica possibile che io posso fare a un'auto come questa è quella che vedi, è quella che vedete, regà, cioè che cazzo io volete mettere una macchina così? Io posso mettere tendine ai finestrini e i parasole di, ma che cazzo io vuoi mettere? Cioè anche io boh, guarda regà, io non c'ho parole, non mi escono le parole, cioè l'ho finite, vi dico la verità, l'ho finite, cazzo, devo passare veramente dall'edicola a comprarmi un vocabolario per vedere se trovo ancora un po' di parole disponibili per la Roxar, perché secondo me non ci stanno parole, cioè mi tiri fuori sto popò di auto, mamma mia ragazzi. Vabbè, comunque io ve lascio al resto del video, perché cioè non so più che altro commentare, ragazzi, cioè somiglia a che somiglia sta macchina, ok, una macchina del 1980 ci sta, vabbè, perfetto, ma
voglio dire, hai messo l'astronavi tra un po' dentro al gioco, hai messo l'aereo, hai messo i bombardieri, hai messo... E poi me te ne esci con sta macchina, cioè, a Roxanne, te stai proprio a parare, cioè, fatte proprio schifo, ti insulto proprio a morire, fino alla morte, perché veramente fai schifo, cioè, mi stai a tirare fuori l'impossibile dentro a sto gioco, e poi mi tiri fuori questo. Io veramente, ragazzi, spero che in giugno, con il prossimo aggiornamento, mettano qualcosa di decente. Comunque vi volevo aggiornare, adesso lo aggiornerò anche sul canale, che tutti il glitch dei soldi, quello conosciuto, ragazzi, che funzionava da 4 settimane, è stato patchato. Sto provando a vedere se si può trovare un after patch, vediamo quello che si può fare. Se troverò un after patch lo porterò sul canale. Intanto vi porto questa, vi porto un altro video e poi vedremo tutto il resto. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. No mercy.